Demolizione ferro di cavallo all'atto finale. Questa mattina di buon'ora è stata abbattuta la centrale dell'Enel dopo il completamento delle fasi di spostamento delle linee elettriche e telefoniche. Conseguentemente si provvederà all'abbattimento dell'ultima struttura rimasta secondo cronoprogramma dell'appalto dell'ATER da oltre 1 milione di euro di fondi CIPE veicolati attraverso la regione. Un lungo processo di almeno 25 anni, come ha tenuto a precisare in una nota il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che ha ricordato l'impegno iniziale dell'allora assessore Lucio Candeloro e che si va pian piano compiendo con la realizzazione di due nuovi edifici al posto del ferro di cavallo, con 56 appartamenti, piazza e servizi. E intanto, a pochi metri di distanza, un altro simbolo del degrado della periferia pescherese, gli ex Palazzi Clerico. Nei giorni scorsi abbiamo, con la polizia locale e con la polizia di Stato, bonificato l'interno dei Palazzi Clerico, dove c'erano tre persone che avevano creato una sorta di baracca dove vivere. Siamo entrati ovviamente con la proprietà, perché quella è un'area privata. Abbiamo denunciato coloro che avevano occupato una proprietà privata. Abbiamo detto ai Fratelli Clerico, con un'ordinanza specifica, di chiudere totalmente i fabbricati. Lo stanno facendo. Se loro non dovessero completare l'opera, lo faremo come comune, ovviamente addebitando le spese alla proprietà. Continuiamo con le attività nella zona periferica di Pescara per eliminare tutte quelle criticità che c'erano da decenni e che man mano stiamo eliminando, proprio perché riteniamo che la periferia debba avere la stessa dignità del centro. E adesso cominceranno gli interventi di riqualificazione dell'area di Via Lago di Capestrano e di Via Lago di Borgiano, dove abbiamo abbattuto gli altri tre fabbricati che erano lì dal 2017. Ci sarà una piazza, ci sarà il verde, ci sarà acqua, ci saranno spazi pubblici degni della nostra città.